Allora, iniziamo la quarta lezione su questo tema della primavera che mi sta piacendo molto, mi sta facendo molto bene. Spero che anche a voi questa ricerca un po' più differente ogni volta un po'. Abbiamo fatto una lezione su risvegliarci dal letargo dell'inverno e poi un'altra lezione sull'equilibrare l'energia del fegato. E per crescere ed espandere lentamente. E poi abbiamo fatto una lezione sulla pulizia primaverile del nostro corpo. E oggi vorrei dedicare questa lezione alla magia dei nuovi inizi. Così, chi partirebbe oggigiorno con un nuovo progetto, proprio ora? Ora che non ci sono certezze, che non si riesce nemmeno a fare un singolo programma per la prossima settimana quasi, che sembra che non abbiamo il nostro futuro in mano. Chi sta pensando ai nuovi inizi? Però la natura lo fa, no? Ogni stagione riparte anche con qualsiasi cosa sta accadendo e così possiamo prendere ispirazione da lei. Tutti adoriamo i nuovi inizi. Tutti adoriamo celebrare quando c'è una nuova nascita di un bambino, quando arriva il capodanno, anche la nuova settimana che inizia, se inizia di domenica, no? È una grande celebrazione. E anche un nuovo giorno, per me è un nuovo inizio, una celebrazione perché io la mattina mi sento sempre piena di energia, sempre più attiva e allora parto con molta più grinta e entusiasmo. E nel buddismo, per esempio, c'è un concetto filosofico molto interessante che si chiama Shoshin, che vuol dire la mente del principiante. E questa filosofia insegna che se ci approcciamo a qualcosa di familiare, esistente nella nostra vita, come se fosse totalmente nuovo, ogni volta che lo sperimentiamo, che lo vediamo, che lo facciamo, è come farlo come un nuovo inizio. Così, per esempio, il sapore del primo sorso di caffè la mattina, oppure il primo morso di una pesca nel nuovo anno, no? Succosa e dolce, oppure anche guardare, no, questo verde acceso della primavera, come se fosse la prima volta. E quando si fa in questo modo non ci sono preconcetti, non ci sono aspettative, perché è la prima volta che lo facciamo. Entriamo in questa esperienza con un atteggiamento semplicemente di curiosità e di stupore. Così oggi vi invito a praticare con la mente di un principiante, con un speciale senso di consapevolezza ancora più profondo, ancora più attento. E come magari fosse la vostra prima lezione di yoga in assoluto, no? Così portando novità a ogni posizione, a ogni movimento, a ogni sequenza che faremo. E anche se l'avete fatta migliaia di volte, alcuni di voi anche forse 1 milione, però facciamo finta che è proprio la nostra prima lezione di yoga, un nuovo inizio. E come lo facciamo, no? Possiamo sentirlo in questo modo? Non deve essere una cosa grande, può essere semplicemente spostare il peso del corpo da una mano all'altra per sentire come cambia la posizione, oppure cambiare la posizione della mano, magari più in fuori invece che in dentro. Spostare il petto verso l'alto, verso il basso, con molta attenzione. Oppure anche semplicemente allungando il nostro respiro. Ci sono tanti piccoli aggiustamenti che possiamo fare per sentire la posizione come nuova ogni volta, come una nuova esperienza. E usando questi piccoli rituali possiamo dare il benvenuto anche al nuovo, anche nel vecchio, anche nel familiare. E così imparare dal buddismo che si può riniziare da capo. Da qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno. E non deve essere una cosa straordinaria come siamo abituati a aspettare.
Bene, così le azioni chiavi di questa pratica saranno di essere molto presente, in ascolto, con la mente di un principiante. Così iniziamo come la prima volta, come se fosse la prima volta, con un breve centramento. Sedetevi comodi e notate com'è la vostra postura. Portate l'attenzione al vostro respiro, come fosse la prima volta che respirate. Inspirando profondamente, notate le qualità dell'inspirazione. Ed espirando lentamente le sue qualità. Il momento presente è un nuovo inizio continuamente. Notatelo attraverso il respiro. Ogni respiro è unico. E notate con curiosità anche come è appoggiato il vostro corpo a terra, sotto di voi, provando a rilassarlo sempre di più. Ed espirando, lasciate andare cosa vi appesantisce. E inspirando, fatele entrare il nuovo, il fresco, il pulito dentro di voi. Riniziare può essere molto difficile, ma può essere anche una grande opportunità per fare le cose in un modo diverso, ogni volta che le facciamo, senza entrare in automatico o nel monotono. Unite le mani davanti al cuore. Inspirate. Om Namah Shivaya Gurave Sachidananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Inchinate la testa come se fosse la prima volta, notando cosa sentite nel collo, nella schiena. E poi delicatamente aprite gli occhi. Così immaginate di essere nella vostra prima lezione di yoga. Siete un po' nervosi, avete un po' di anticipazione, ma anche di eccitamento, spero. Iniziamo in piedi oggi. Appoggiate con cura i piedi a terra, stringete un po' le gambe, sentendo tonicità nelle vostre gambe. Inspirate, sollevate le braccia su e verso l'alto e come la prima volta le portate giù verso il basso. Inspirate, sollevate le braccia lentamente verso l'alto ed espirando giù. Portate attenzione al respiro ed espirando come il corpo si rilassa. Inspirando, notate come il corpo cresce, si espande verso l'alto ed espirando, mantenendo questo allungamento giù le braccia. Ancora una volta, inspirate su ed espirate giù. Mani ai fianchi, ruotate il bacino in un piccolo cerchio, piegando un po' leggermente le ginocchia, notando le differenze quando lo fate. Come il corpo, come il peso si sposta da un lato all'altro del corpo e poi cambiate direzione. Sempre consapevoli del vostro respiro, di questo nuovo movimento che non avete mai fatto in vita vostra. E poi tornate al centro, inspirate, sollevate le braccia, afferrate il polso destro, inspirate, lo tirate su. E dolcemente vi inchinate verso sinistra.
Inspirate, tornate su, stringete le gambe e come se fosse la prima volta inchinatevi e assaporate questa sensazione. Inspirate su al centro ed espirando giù. Ancora due volte, al vostro ritmo, senza fretta, praticate con la mente del principiante, notando cosa sta succedendo nel vostro corpo, senza aspettative, senza pregiudizi, con curiosità. Poi sul braccio sinistro allungate e stringendo le gambe vi inchinate verso l'altro lato. Inspirando su e di nuovo inchinatevi, assaporate questo bel allungamento del fianco sinistro. Inspirate e dolcemente espirate. Ancora due volte al vostro ritmo, senza premura, senza confronto, perché non l'avete mai fatto prima di adesso. E poi sulle braccia e giù le braccia lungo i fianchi. Facciamo il primo saluto al sole della nostra vita. Unite all'inizio del tappetino, allargate le dita e appoggiatele a terra. E notate quell'appoggio com'è, sentendo i piedi ben radicati a terra. Stringete le gambe, inspirate, sollevate le braccia su e verso l'alto, ed espirando vi inchinate verso il basso, mani sulle tibie. Inspirate, sollevate il petto, allungando il busto in avanti, ed espirando di nuovo Uttanasana. Lo facciamo due volte ancora. Inspirate su a metà, ed espirando giù vi inchinate. Inspirando Ardha, allungate il busto in avanti, anche i lati del collo, ed espirando piegate le ginocchia ed inchinate. Mani a terra, gamba destra, indietro in affondo. E anche questa è la prima volta che fate questa posizione. Com'è per voi? È troppo intensa? State sforzando troppo? O è giusta e piacevole per voi? Inspirate, stringete un po' le gambe. Ed espirando allungate i lati del busto in avanti. Spostate il peso da una mano all'altra. Delicatamente, per notare se c'è qualche sensazione nuova. Inspirate, sollevate la coscia posteriore. Ed espirando un passo tra le mani. Inspirando sul petto a metà. Ed espirando giù. Mani accanto ai piedi, gamba sinistra indietro in affondo, un bel passo lungo. Immaginando anche se abbiamo fatto già a destra, è la prima volta di fare questa posizione. Notate se è troppo forte, magari sollevate un po' le anche. Oppure se vi piace scendete con le anche, ma tenendo la gamba posteriore bella dritta. Inspirate, stringete le gambe ed espirando dai lati del busto allungate, allungate in avanti. Spostate il peso a destra e a sinistra delle mani, giusto per sentire come cambia le sensazioni. E poi mani a terra, cane a testa bassa. Inspirate ed espirate. Il vostro primo cane a testa bassa. Com'è questa esperienza nuova per voi? Piegate un po' le ginocchia, inspirate, panca alta, spalle sopra i polsi. E come cambia il peso, come cambia la sensazione qui? Ginocchia a terra, vi sedete verso i talloni e slittando il mento in avanti giù sulla pancia. Giù i piedi, stringete i gomiti per fare il vostro primo piccolo cobra. Che meraviglia! Tutto nuovo e differente. E poi di nuovo cane a testa bassa. Come se fosse il vostro primo cane in assoluto. Ginocchia un po' morbide, spingetele anche indietro e poi su, allungate bene i lati del busto e godetevi queste nuove e eccitanti sensazioni. Ginocchio destro a terra, piede sinistro tra le mani e poi sulla coscia posteriore. Inspirate ed espirando passo in avanti.
Inspirate, allungate il busto come se fosse la prima volta, notate le anche premendole indietro, il busto in avanti, ed espirando di nuovo giù verso le cosce. Stringete le gambe, allargate le braccia in fuori e su, allungando bene il corpo e mani al petto, in Angeli Mudra. Chiudete gli occhi e restate qui per 3 respiri, assaporando il vostro respiro, notando se ci sono novità, se c'è qualcosa di fresco e di nuovo, notando come vi fa sentire emotivamente questa esplorazione, questa avventura nuova. Inspirate, allargate le braccia e su verso l'alto, espirando braccia, mani a terra sulle tibie. Inspirate su a metà Ardha Uttanasana ed espirando giù. Mani a terra, gamba a sinistra, questa volta indietro in affondo e di nuovo come se fosse il vostro primo affondo. Notate che c'è cambiamento, c'è differenza dalla prima volta, non sono mai uguali. E poi cane a testa bassa. Inspirate, panca alta, notate come è più intensa, come è più forte questa posizione. E poi o le ginocchia a terra o Chaturanga, venite giù. Inspirate, piccolo cobra. Ed espirando, cane. Di nuovo 3 respiri qua nel vostro primo cane della nostra vita. Ginocchia un po' morbide, sulle anche indietro, stringete un po' le gambe, le braccia. E spostando il piede sulla mano destra, sulla mano sinistra, notate se c'è qualche dolce differenza, qualche cambiamento in voi. Poi appoggiate le ginocchia a terra. Bene, allungate la gamba destra indietro, puntando le dita giù a terra. Tenete le spalle sopra i polsi e premete il tallone indietro. Pancia bella attiva, stringete le braccia. Inspirate, sollevate il tallone dall'altezza dell'anca ed espirando ginocchio verso la fronte. Inspirate, allungate, guardate pure in avanti e ginocchio verso la fronte. Inspirate, espandete ed espirando raccogliete, come se fosse la prima volta che fate questo movimento. Allungate la gamba indietro. Poi spostate il piede sinistro dietro poi del materassino e subito in Parigasana. Mano, ginocchio in linea sul braccio destro e poi lo portate oltre la testa. Inspirate, sollevate il petto guardando su ed espirando giù. Se è troppo intenso, piede a terra. Sul petto, ruotandolo verso l'alto. E ruotandolo verso il basso, sentite l'espansione sulle scapole. Potete avere il piede sollevato o la gamba destra a terra. Notando le piccole sensazioni di questa nuova posizione che non avete mai fatto in vita vostra. Poi sul braccio, restiamo qui, assaporandola pienamente. Ardha Chandrasana, la mezzaluna sul ginocchio. Bei respiri profondi. Fate rientrare la primavera, come se faceste entrare la primavera con ogni vostro respiro. Giù il piede, giù la mano e giù il ginocchio. E ci riposiamo un attimo le bambine. Braccia lungo i fianchi, magari ruotate i polsi in due cerchi per rilassarli riposarle. Poi riallungate le braccia in avanti più che potete, allargate le dita come se fosse la prima volta, guardatevi le mani, premete polpastrelli, base delle mani a terra, inspirate tavolinetto ed espirando cane a testa bassa. Notate come cambia ogni volta, è come un nuovo inizio. Con la mente del principiante, esplorate, indagate. Ginocchia a terra,
Non mi ricordo come ho fatto. Vabbè, ginocchio a terra, piede sinistro, scusate, piede destro fuori del materassino, allungate la gamba destra e sul braccio verso l'alto. Parigasana. Inspirate, ruotate il busto verso l'alto ed espirando giù. Così potrebbe essere troppo forte, appoggiate il piede sinistro a terra, o se no continuate ad aprire il petto verso l'alto, a portare il braccio oltre la testa e allungando e guardando verso il basso. Notate le piccole differenze ogni volta che lo fate, con molta consapevolezza e presenza. Questa volta sul braccio, attivate di più la gamba, stringete le gambe, Ardha Chandrasana sul ginocchio, come se fosse di nuovo la prima volta. Dove sentite la posizione? Mano a terra, ginocchi a terra, questa volta allargate bene il ginocchio, unite gli alluci e di nuovo bambino con le braccia lungo i fianchi. Se c'è bisogno ruotate i polsi e riposatevi. Bei respiri profondi, se volete spostate il peso del busto a destra e a sinistra. Notando com'è per voi questo movimento, con la mente del principiante. Shoshin. E poi allungate un braccio e poi l'altro. Guardatevi di nuovo le mani come se non le aveste mai viste prima di oggi. Inspirate, venite su ed espirando cane a testa bassa. E di nuovo il vostro primo cane della vostra vita. Ginocchia morbide, premete bene le anche indietro, assaporate tutto quello che vi dà questa posizione. Inspirate, banca alta, espirando, chaturanga o giù sulle ginocchia, inspirate un piccolo dolce cobra e di nuovo cane a testa bassa. Gamba destra su, bella dritta verso l'alto, piegate il ginocchio e fate un passo tra le mani. E dato che è la prima volta che lo fate, va bene anche se è un po' corto, vi aiutate con la mano a portare il piede in avanti. E di nuovo gamba indietro. E giù il piede. Gamba sinistra verso l'alto, bella dritta. Che guarda il piede di punta verso il basso, piegate il ginocchio e con uno slancio piede in avanti. E dato che è la prima volta, aiutatevi con la mano a portare il piede in avanti. Inspirate ed espirando passo in avanti, Uttanasana. Inspirate Ardha su a metà ed espirando Uttanasana. Stringete le gambe, pancia sempre tonica per allargare le braccia su verso l'alto e le mani unite al cuore. Così questo concetto filosofico è veramente, veramente profondo. Non so se vi rendete conto, ma vivere come se tutto fosse nuovo, ogni momento è veramente speciale, rende la vita molto più straordinaria e fantastica, no? E non c'è bisogno di tanti viaggi, tante compere, tante cose nuove nella vita, perché sono sempre lì per noi. Tornate all'inizio del materassino, se non ci siete, i piedi un po' più larghi delle anche. Ricordate, no, che no, non vi ricordate perché non l'avete mai fatto. Immaginate di essere su due sci, anche se non si scia più adesso, ma tornate sui vostri sci. Piegate un po' le ginocchia, peso a sinistra, inspirate, e l'espirazione sul ginocchio destro. Inspirando fate un passo indietro, bello largo, e poi sul ginocchio. Inspirate indietro, questa volta sollevate le braccia lentamente su, e
e giù le braccia sul ginocchio. Ancora due volte così, piede indietro sulle braccia lentamente e sul ginocchio. Inspirate ed espirate. Questa volta portando il piede giù, appoggiate il tallone, guerriero 1, il vostro primo guerriero 1 della vostra vita. Notate com'è questa posizione, un po' strana, no? Le gambe sono strane, non facciamo questa posizione nella vita normalmente. Perché la stiamo facendo adesso? Stringete le gambe e poi dalla vita allungate il corpo verso l'alto. Mani ai fianchi, addrizzate la gamba anteriore, stringete le gambe e premendo le anche giù con le mani, scendete in avanti col busto. E dato che è la vostra prima lezione di yoga, non importa che non andate giù fino in fondo, perché state assaporando, state curiosando, state indagando perché facciamo questa posizione piuttosto che farla perché lo fanno tutti gli altri. Chi sente che è flessibile può appoggiare le mani sulla tibia senza premere, addirittura a terra per chi è più flessibile ancora. Parvottanasana. E notate dove sentite di più la posizione. Io la sento dietro la coscia sinistra, dietro il polpaccio, dietro il ginocchio. E quanto ci vuole per allungare quei muscoli. Poi piegate il ginocchio, tutti piegate il ginocchio anteriore, spostando il peso in avanti, mani davanti al materassino. E sollevate il piede posteriore. Potrebbe essere sufficiente così per oggi. E chi non ha la male alla schiena, su una gamba verso l'alto, nella spaccata in piedi. Giù il petto verso il ginocchio. E chi se la sente, afferra la gamba, il polpaccio con la mano sinistra. Premendo un po' di più il petto verso la gamba. Se no restate anche pure nella posizione più semplice. Poi piegate tutti i ginocchi anteriori, un lungo passo indietro. Chi ha bisogno mani sul ginocchio, se no non venite su nel guerriero 1 di nuovo. Giù le braccia sul ginocchio. E questa volta afferrate la caviglia con la mano destra e giù il ginocchio. Prima volta che fate una posizione in equilibrio, notate com'è stare solo su un piede. Guardate un punto fisso in avanti, stringete le gambe e inspirando sul braccio sinistro, verso l'alto. Premete la coscia destra indietro, il ginocchio indietro, il piede indietro e dalla vita allungate i lati del busto verso l'alto. Natarajasana, la posizione di Shiva che danza. E quella coscia potete portarla indietro quanto è giusto per voi, senza esagerare. È la vostra prima volta. Poi giù il braccio, sul ginocchio. E mani ai fianchi. Chi vuole provare il guerriero 3, se no giù il piede. Allungate la gamba indietro. Premete le mani sulle anche, stringete le gambe. E allargate le braccia in fuori. Ricordate, potete sempre tornare indietro. E chi vuole braccia in avanti, guerriero 3, finale, molto intenso sulla schiena, così non è per tutti. Mani ai fianchi sul ginocchio e giù il piede destro. È bellissimo fare le cose per la prima volta, no? Un nuovo inizio, rinizia da capo adesso. Piegate le ginocchia, peso a destra, inspirate ed espirando sul ginocchio sinistro. Un lungo passo indietro, inspirando ed espirando sul ginocchio. Passo indietro sulle braccia, guerriero 1 per la vostra prima volta. E giù le braccia sul ginocchio. Inspirate indietro. Ed espirando in avanti. Inspirate. Ed espirate.
Piede indietro, giù il tallone, sulle braccia, guerriero 1. E questo è veramente un guerriero 1 e mezzo. Perché i piedi non sono in linea, ma io preferisco questa posizione, mi sembra più sana. Stringete le gambe e dalla vita allungate per la prima volta le vostre braccia su verso l'alto. Sollevate il petto, sollevate il mento. Mani ai fianchi, addrizzate la gamba anteriore, stringete le gambe, premete giù le mani sui fianchi e vi inchinate in avanti. E di nuovo, dato che è la prima volta, senza giudizio, senza aspettative, perché siete solo curiosi di cosa sentite nel corpo, non quello che fanno gli altri. Notate come tirano bene i muscoli dietro la coscia destra. Chi non sente tanto può andare giù, mani sulla tibia, oppure mani a terra. E non esagerate, perché è la vostra prima lezione di yoga della vostra vita. Chi ha le mani sulle anche, comunque può piegare il ginocchio, spostate il peso in avanti, mani a terra, e sul piede posteriore, anche solo un centimetro da terra, non esagerate. Chi la sente sulla gamba lentamente, verso l'alto, nella spaccata, sulla gamba. Chi vuole andare un po' più avanti, mano destra dietro il polpaccio per premere il petto verso la gamba. E tenete il piede in aria bello flesso. Poi piano piano il piede indietro, un bel passo lungo. Se c'è bisogno, tallone a terra. Se c'è bisogno, appoggiate le mani sul ginocchio, venite su. E di nuovo guerriero 1, come se fosse il vostro primo guerriero 1. Stringete le gambe. Prendete l'addome verso la schiena e poi su le braccia verso l'alto. E posso annunciare che ci sarà un nuovo inizio. Il 1° giugno si può praticare dal vivo. Così tornerò a Ponte e tornerò a Matese. Tutto va avanti. Così dal 1° giugno ci rivediamo. Giù le braccia, addrizzate, scusate, di subito. ginocchio sinistro in avanti e poi afferrate la caviglia sinistra e giù il ginocchio. Piano piano premete la coscia indietro, il piede indietro, dolcemente, senza premura, e poi sul braccio destro. Così mi è stata annunciata questa notizia proprio prima della lezione. E mi hanno detto che dal 1° giugno si può rifare yoga in presenza. Così è una bellissima, un bellissimo nuovo inizio. Premete la coscia indietro sul braccio verso l'alto. Sciogliendo la mano sul ginocchio. Chi vuole può andare avanti nel guerriero 3, se no vi riposate, allungate la gamba indietro, premendole anche indietro con le mani, gamba bella dritta e braccia in fuori. Oppure braccia in avanti, chi vuole fare la posizione finale del guerriero 3. Sul ginocchio verso l'alto e giù. Benissimo. Bene, così. È proprio una bella notizia, mi sono un po' commossa, che pensare che vi riabbraccerò fra breve. Inspirate sulle braccia, salutate il sole ed espirando giù le braccia, salutate la terra. Inspirate su a metà, l'orizzonte ed espirando giù. Mani a terra, gamba destra indietro. E gamba sinistra indietro, cara, testa bassa. Di nuovo, portate l'attenzione alla vostra mente principiante. Vostro primo cane, di nuovo. Inspirate panca alta. Espirate o chaturanga o venite giù. Piccolo cobra. E poi tutti in avanti con i gomiti e la sfinge.
Bene, così. Anche qui la prima volta che fate la spinge, notate come appoggiate i gomiti a terra, le mani, come premete i piedi e stringete i glutei e le gambe. Pancia bella attiva, allungate i lati del busto, guardate in avanti. E non so perché, ma a me questa condizione mi piace tantissimo ogni volta che la faccio. Poi sul polso il gomito destro da terra. Mettete la mano sinistra sotto il gomito e poi spostate la mano destra fuori del materassino. Bene, potrebbe essere già sufficiente per voi questa posizione. Se no, piegate la gamba destra. Notate com'è per voi la prima volta che la fate, senza premura di andare avanti. Chi non ha male alle ginocchia può prendere il piede destro. E premere il tallone verso, premere il piede prima nella mano e poi il tallone verso il gluteo. Premete il gomito, la mano a terra per sostenervi. Inspirate ed espirate. E va bene anche la posizione con la mano a terra, va benissimo così. Poi giù la gamba, mani sotto la fronte a terra. Piegate le ginocchia, le gambe e dondolate a destra e a sinistra. I piegamenti indietro non sono le posizioni preferite di tutti, così siete dolci e gentili col vostro corpo. Non c'è bisogno di fare tutto. Giù le gambe, tornate su nella spinge. È di nuovo come se fosse la vostra prima spinge egiziana. Prendete i piedi, stringete le gambe, gomiti e mani ben appoggiate a terra, sul petto. Sollevate il gomito sinistro, mano destra sotto e poi mano sinistra fuori del materassino. Piegate la gamba sinistra. Potrebbe essere già sufficiente così per oggi, stringendo le gambe, allungando i lati del busto in avanti. O chi vuole andare avanti afferra il piede sinistro e lo preme contro la mano. E facendo questo potete portare il tallone verso il gluteo, se c'è lo spazio là e il desiderio di farlo. Dai respiri profondi, come se fosse il vostro primo respiro ogni volta. E poi giù. E di nuovo mani sotto la fronte, piegate le gambe, dondolate a destra e a sinistra. Giù i piedi, benissimo, mani sotto le spalle, un dolce piccolo cobra, forse meno del solito, e poi venite su. In ginocchio, piano piano, perché dopo i piegamenti indietro la schiena si fa sentire. Se fanno male i piedi, venite su in ginocchio. Per respiri profondi, assaporando anche questa posizione per la prima volta. Assaporando tutto ciò che sentite dopo questa parte della pratica. Poi di nuovo allungate le braccia in avanti, allargatele, guardate le mani come se non le aveste mai viste e venite su. Che cose strane veramente sono le mani, queste dita così lunghe, no? E poi puntate il dito dei piedi, cane a testa bassa. Sempre con curiosità e con sbalorditi da queste sensazioni. Unite i piedi, camminate le mani indietro e poi separate le ginocchia, sedendovi tra le gambe. Di nuovo allungate le mani in avanti, belle, le dita belle larghe e giù il petto. Stringete le gambe, pancia tonica. E com'è per voi questa posizione?
Se troppo intensa sulle ginocchia, avete su appoggiati i gomiti sulle cosce. E di nuovo unite le ginocchia, camminate in avanti, cane a testa bassa. Sulla gamba destra, bella dritta, notate come riuscite ad alzarla molto di più adesso. Il corpo è già cambiato. E poi piegando il ginocchio, piede, dove arriva, arriva in avanti. Passo in avanti, gamba a sinistra. Inspirate sul petto. Ed espirando, stringete le gambe sulle braccia verso l'alto. E mani al cuore. Di nuovo, prendete qualche respiro di riposo per assaporare tutti questi nuovi inizi che accadono in ogni momento. Sentite la pianta del piede più calda sotto il materassino. Stringendo le gambe, sentite i vestiti che avvolgono le vostre gambe. L'ombelico che preme verso la schiena. Il tocco delle mani calde una sull'altra. Ci sono così tante cose meravigliose che iniziano ogni momento e non facciamo mai caso. Assaporatele tutte. Aprite pure gli occhi, inspirate, sollevate le braccia su e in fuori, e in fuori e su, ed espirando Uttanasana. Inspirate Ardha, stendete su a metà, ed espirando Uttanasana. Mani a terra, gamba a sinistra, questa volta indietro. Mani a terra, gamba a destra, indietro, cane a testa bassa. Bene, facciamo adesso il piccione, la posizione del piccione, così sulla gamba a sinistra, bella dritta, notando quanto si alza, si riuscite ad alzarla adesso, e poi ginocchio destro, sinistro, tra le mani. Notate come il tallone è sotto l'indice per iniziare. Questo è il piccione semplice. Sollevate polpastrelli da terra, stringete le gambe. E chi già sa fare questa posizione non ha male ai ginocchi, può allargare il ginocchio e fare la versione un po' più intensa. Se non restate nel piccione, piccione semplice. Ed è bellissimo. Poi giù i gomiti, prendete il vostro tempo, assaporando anche questa variante. Stringete le gambe, prendete entrambi i piedi giù a terra. Pancia bella attiva. E se la sentite, allungate un braccio e poi l'altro, fronte a terra. Riportate le mani indietro, puntate il piede posteriore e facciamo la torsione, mano destra a terra, mano sinistra al fianco e ruotate verso il ginocchio piegato. E anche qui notate le sensazioni nuove, differenti, premendo la mano giù sull'anca, respirate ed espirate. Mani a terra, sulla coscia posteriore, sulla gamba piegata, date una bella shakerata e giù il piede. Ah, si sente sempre il sangue che scorre in quella gamba, no? Come se fosse stato rimosso e ritorna a entrare nelle vene. Sulla gamba destra, bella dritta, alzatela un po' di più e poi ginocchio o tra le mani. O chi è più esperto può allargare il ginocchio. Ma tutti siamo prima lezione di yoga, così valutate voi. Stringete le gambe, piccione semplice o piccione un po' più avanzato. E assaporate semplicemente qui le sensazioni della posizione. Gomiti a terra. Anche qui restate, meraviglia, chiedendovi perché si chiama il piccione questa posizione, ma siamo matti? E poi giù,
le braccia, fronte a terra, come dice Stefano, il piccione morto o che sdorme. Stringete le gambe, premete i piedi a terra, allungate i lati del busto in avanti. Dei respiri profondi e lenti, non c'è premura. Entrate lentamente nella posizione in profondità. Poi riportate le mani sotto le spalle e facciamo la torsione. Mano sinistra a terra, mano destra al fianco, premete la mano destra sull'anca e ruotate il busto verso destra. Potete sollevare il polso a terra se volete, sempre stringendo le gambe, premendo i piedi. Sentite come potete sollevare di più il busto, premendo giù le gambe a terra. Mani a terra, sulla gamba piegata verso l'alto, shakeratela un po' e giù il piede. Appoggiate le ginocchia a terra. E come per la prima volta venite su in ginocchio. Se sentite male al ginocchio, piegate il materassino. Bene, così faremo la posizione del cammello. Stringete le gambe una verso l'altra, premete l'addome verso la schiena e appoggiate anche le mani sulle anche. Se preferite, puntate le zampe dei piedi. Con la mente di un principiante, no? Prendete tutto, fate tutto piano piano. Stringendo le gambe, vi inchinate indietro, anche la gola indietro, anche il mento. E potrebbe essere già sufficiente così. Prendete le mani giù sulle anche, stringete le gambe. E poi tornate su. Provate con le mani in tasca, sui glutei, stringendo le gambe, pancia tonica. E di nuovo spingete le cosce indietro, non piegando la schiena ancora, sul petto. E notate com'è per voi questo piegamento indietro. Chi è molto flessibile può andare giù e appoggiare le mani sui talloni. Ma io oggi non me la sento, resto così, perché è la mia prima lezione di yoga. E non voglio esagerare. Sul petto, allungate i lati del busto. E chi è giù sui talloni, stringete le gambe e con un impulso venite su e vi sedete o in ginocchio basso o in ginocchio alto. E prendete qualche respiro di riposo. E poi riallungate il materassino, tavolinetto, allargate le dita, guardatevele, puntate le dita dei piedi e ancora un cane a testa bassa. Ma sì, è come se fosse il primo così. Non è ancora, ma è il primo. Ginocchia a terra. Camminate le ginocchia a destra, vi sedete a sinistra e portate le gambe in avanti. Chi usa un blocco lo può prendere ora e sedersi allargando le gambe. Lo dico sempre, perché anche la prima volta te lo dico, piegate un po' le ginocchia se la schiena fa fatica a stare seduti. Se fate fatica a stare seduti. Così, mani dietro la schiena, premete i talloni uno verso l'altro, i glutei, linguini giù verso il basso. Inspirate ed espirando scendete in avanti col busto. E potrebbe essere sufficiente così. Assaporate quello che c'è. Poi una mano in avanti, poi l'altra, stringete le gambe.
E se volete allungate le braccia in più, venite giù sui gomiti. Tornate indietro. Mano destra sulla gamba destra, sul braccio sinistro. Stringete le gambe, pancia tonica, e dolcemente vi inchinate verso la gamba destra. Così c'è tanta strada da fare dalla mano in aria al piede. Ma va bene perché siamo tutti principianti e ci stiamo godendo la scoperta, il percorso, senza avere l'obiettivo troppo in mente. Tornate su col braccio e cambiate lato. Braccio destro su, stringete le gambe e dolcemente vi inchinate dall'altra parte. Usate il petto verso l'alto se c'è lo spazio per farlo. E ricordate, non è l'obiettivo, ma l'esperienza che importa. E dopo ogni respiro notate come il corpo scende un po' di più, può darsi, e se no va bene lo stesso. Sul braccio, giù la mano, piegate le gambe e avvicinate i piedi scendendo dal blocco. Bene, così braccia all'interno delle gambe, sollevate i piedi, le dita dei piedi. Così tallone sono a terra, afferrate l'esterno dei piedi. Le schiena è bella dritta. Bene, stringete le gambe per attivarle. Premete la mano destra sul piede destro e sollevate il piede sinistro a metà, premendo il ginocchio indietro, il piede dentro la mano, poi la tibia verso il centro. Questo è il mezzo bambino felice da seduti. E poi chi riesce addrizza la gamba, ma non è per tutti. Dei respiri profondi e lenti. E poi giù il piede. Premete la mano sul piede sinistro, afferrate il piede destro su a metà. Bambino felice, premete il piede in avanti e il ginocchio indietro. Stringete la tibia verso l'asse centrale. O restate così che è già intenso, oppure addrizzate la gamba come se fosse la prima volta. Sentite come si allunga bene tutta la coscia posteriore. E poi giù il piede. Così ricordate, non ricordate, questa posizione la potete rifare oppure provare una nuova. Spostate il peso indietro, sollevate i piedi e separate i piedi nel mezzo, no, nel bambino felice completo. Premete i piedi in avanti, le ginocchia indietro, stringete le tibie, pancia bella attiva e potrebbe essere sufficiente così. O chi vuole provare a drizzare le gambe. Inspirate. Espirate. Upavishta Konasana. E poi giù. Facciamo un Baddha Konasana giusto per sciogliere giù la fronte. Gomiti fuori davanti alle tibie, stringete i piedi, premete gli inguini davanti e giù. E tornate su a sedere e chiudete le ginocchia e facciamo quasi posizione a terra, così schiena ben appoggiata a terra, come se fosse la vostra prima volta. Ah, che meravigliosa sensazione!
ginocchio destro verso il petto e allungate la gamba sinistra, ricordando questa posizione da stare in piedi. No, va bene, come se fosse in piedi. Prendete il piede in avanti, il piede sinistro e allungate bene la schiena verso l'alto. Indietro, voglio dire, verso la testa. Intrecciate le mani dietro la coscia e poi sul piede verso l'alto. E notate com'è per voi questa posizione. Chi è più flessibile può mettere le mani più in alto o addirittura afferrare la luce con la mano destra. Se non va benissimo con le mani dietro, la coscia funziona uguale. Basta premere la coscia in avanti. Inspirate. Ed espirate lentamente. Che meraviglia è respirare. Di avere la schiena a terra, ma sentire comunque le gambe si allungare. Piegate la gamba a terra, appoggiate il tallone in aria oltre il ginocchio, mezzo piccione, sollevate il piede da terra intrecciando le mani dietro l'altra coscia ora e di nuovo assaporate com'è per voi questa posizione. Poi riappoggiate il piede sinistro a terra e con la mano destra afferrate la caviglia destra. Se riuscite, l'esterno del piede oppure l'interno del tallone, mezzo bambino felice. Stessa cosa da seduti, premete il piede su, il ginocchio verso l'ascella e la tibia verso il centro del corpo. E chi se la sente allunga la gamba sinistra a terra. Mezzo bambino felice. Inspirate. Ed espirate come se fosse un primo inizio. La prima volta che respirate. Piegate la gamba a terra e sciogliete la gamba in aria, sciocillando le polpacce e le cosce. E passiamo dall'altra parte come se non l'avessimo mai fatto nella nostra vita. Ginocchio sinistro, abbracciatelo al petto. Inspirate. Ed espirate. Chi vuole può allungare la gamba destra, immaginando di essere in piedi ora, premendo il piede a terra, allungando la schiena, i lati del busto, i lati del collo, premendo il ginocchio dentro le mani. E poi intrecciando le mani dietro la coscia, premete la coscia in avanti e poi sul piede. E se c'è spazio per farlo, mani sulla tibia o afferrate l'alluce con la mano sinistra. Inspirate. Ed espirate. Piegate la gamba a terra e portate il tallone oltre il ginocchio. Sollevate il piede da terra intrecciando le mani dietro la coscia e assaporate il mezzo piccione su questo lato, notando se c'è qualsiasi sensazione nuova, differente, diversa dall'altro lato. E approfondite e rallentate il respiro per essere ancora più nel vostro corpo. Appoggiate il piede destro a terra e afferrate o davanti alla caviglia o l'esterno del piede o l'interno del tallone. Vedete voi qual è la vostra scelta
preferita. Rimetti il piede dentro la mano, il ginocchio verso l'ascella e poi la tibia verso il centro. E chi se la sente allunga la gamba destra, non è per tutti. Mezzo bambino felice. E chiedetevi perché si chiama così. Non lo siete mai chiesti? Così abbiamo tempo per fare il bambino felice completo, mi fa piacere. Piegate la gamba a terra e sciogliete il piede a terra, oscillando cosce e polpacce. Poi piegate entrambe le ginocchia e infilate le braccia tra le gambe, mani sulle caviglie, sui piedi verso l'alto, mantenendo sempre le ginocchia piegate. O le mani rimangono lì, o afferrate l'esterno dei piedi o l'interno, di nuovo vostra scelta. Prendete i piedi contro le mani, le ginocchia verso le ascelle e stringete le tibie verso il centro. Intero bambino felice, dondolando sulla schiena. Immaginate di essere un neonato, no? Nella culla, che ha appena scoperto l'esistenza dei suoi piedi e li guarda con affascinati. Stringete le tibie e chi se la sente può drizzare le gambe, ma non è per tutti. Chi ha le gambe distese può avvicinare le gambe, belle dritte, o se non lo fate con le ginocchia piegate. Inspirate ed espirate. Stringete le gambe, allargate le zampe dei piedi, come se fosse la prima volta che lo fate. E poi tutti piegate le ginocchia, giù i piedi e facciamo una dolce torsione. Allargate le braccia e calate le gambe. Ah no, facciamo una banana, scusate, braccia oltre la testa, allungate le gambe, piede sinistro fuori dal materassino e accavallate il tallone destro sopra con le gambe belle dritte. Afferrate il polso destro, lo tirate indietro e oltre la testa. E godetevi questo allungamento di tutto il corpo sul lato destro. Poi riportate le gambe al centro, piede destro. Sinistro fuori il materassino oppure l'altra, cavallate il tallone e afferrate il polso opposto alle gambe, lo tirate indietro e poi oltre la testa. Bananasana, la posizione della banana. Vorreste sentire il vostro corpo morbido come una banana adesso. E di nuovo le gambe al centro, stiracchiate il corpo, riportando simmetria. Ah, andando le braccia oltre la testa, i talloni in avanti. Bei respiri profondi. Con la mente di principiante, come se fosse il vostro primo respiro. Piegate la gamba destra e poi la sinistra, rotolate sul fianco destro e lentamente venite su a sedere. Così come se fosse
La vostra prima meditazione nella vostra vita. Vestitevi pure, copritevi con una copertina se c'è bisogno. E notate questa nuova posizione com'è per voi, con questo corpo nuovo e fresco che avete aperto, che avete allungato, che avete stiracchiato. Poggiate le mani sulle cosce, chiudete pure gli occhi quando siete pronti. Bravissima Diana che bevi, fa molto bene bere dopo yoga. E riportate dolcemente la vostra attenzione al vostro respiro. Respirare è veramente un'esperienza meravigliosa quando lo facciamo con attenzione e consapevolezza. È come se l'esperienza cambia completamente. È una magia, è un nuovo inizio ogni volta che respiriamo. Mentre vi stabilite nella vostra posizione, mentre sentite il corpo che si rilassa e si radica, rilassate le spalle e le braccia, rilassate anche la pelle del viso. La vostra prima esperienza di meditare. Che bel inizio, che meravigliosa esperienza. Perché non lo facciamo tutti i giorni? Si può iniziare da capo in qualsiasi giorno. Anche un giovedì pomeriggio può essere l'inizio di grandi cose. Perché le abbiamo già fatte, così sappiamo come farle, ma le facciamo con un'intenzione e una consapevolezza nuova. Magari arrivano le farfalle allo stomaco, perché sembra di farlo per la prima volta e sentiamo eccitamento, anticipazione, nervosismo un po', una sensazione bella. Così tutti passiamo giorni, settimane e mesi ripetendo le stesse abitudini. E possiamo continuare a farle all'infinito. Ma con la mente del principiante possono sembrare come se fosse la prima volta, il primo giorno a lavoro, il primo giorno che puliamo i vetri, la prima volta che cuciniamo la pasta, la prima volta che camminiamo in montagna. È solo l'atteggiamento che cambia, senza preconcetti e senza aspettative. I nuovi inizi possono essere spaventosi, ma possono anche essere molto eccitanti e freschi. E la mente di principiante vuol dire che usiamo di più il nostro cervello, usiamo meglio il nostro corpo e pensiamo di più mentre facciamo le cose, invece di entrare in automatico e nella monotonia. Tornate ad assaporare il vostro respiro. Chi vuole può distendersi a terra per qualche minuto di Shavasana. O se vi piace questa esperienza della meditazione, restate pure seduti.
e anche in Shavasana, fatelo come se fosse il vostro primo. Notate le parti del corpo che si appoggiano a terra, le sensazioni di allungare, di stendere gli arti, il peso del corpo che sprofonda verso il basso. Tutto può essere un nuovo inizio, una nuova fantastica esperienza. Non c'è bisogno di fare cose straordinarie. Prendete tutti una bella ispirazione profonda ed espirate pure dalla bocca. Ancora una volta inspirate dal naso ed espirate lentamente dalla bocca. Iniziate a muovere delicatamente le dita delle mani e le dita dei piedi. Piegate lentamente una gamba e poi l'altra, e rotolate pure sul fianco per venire su. Sedetevi comodamente e di nuovo sempre come fosse la prima volta che lo fate. E se notate che non è perfetto, allargate le gambe o sedetevi su una sedia e assaporate tutto ciò che sta accadendo in questo momento nel vostro corpo, nel vostro stato d'animo, il silenzio intorno a voi, la pace interiore. E forse quello vi dice perché siete venuti a fare la vostra prima lezione di yoga. Questa è la sensazione che volevate ricevere. Unite i palmi davanti al cuore e cantiamo l'Om come se fosse il primo. Inspirate. Shanti, shanti, shanti. Un piccolo inchino di gratitudine verso voi stessi e poi aprite gli occhi. Bene. Così io spero che questa notizia sia vera, che non vi ho illuso. Forse sì, alcuni... anch'io già un po' che ne parlano. Ah, ok, io l'ho sentita oggi. No, io già un po' che la sento, però c'è sempre sul chi va là. Sì, infatti. Penso che c'è ancora un po' di... Ma anch'io, se si riesce a essere in presenza. Sarebbe proprio bello, sì. Sì. Ciao a tutte, ciao. Ciao Anita, grazie. Ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao. Ciao da Diana. Ciao, grazie. Cara, ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie mille. Ciao Laura, grazie a te. Eccoci. Adesso. Ciao. Ciao. Ciao Sara, ciao Claudio. Dai, ciao. Magari ci vediamo presto, di lunedì però sarà. Pare che siamo grandi anche noi più. Ciao. Ciao. Come si fa a venire qua? Ciao Donata. Ciao, ciao, una bella, grazie. Grazie.